Ci sono 200.000 Novax in Toscana, secondo il presidente Gianni, che probabilmente proveranno anche a fare il vaccino da qui alla fine della campagna. Il lab del Mandela Forum, dove ci troviamo adesso, resterà aperto fino al 1° dicembre. È stato deciso di procrastinare il giorno della chiusura. In fila non ci sono tantissime persone, ma c'è chi comunque, qualche ritardatario, che ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione. Ha deciso tardi. Come? Cioè la seconda dose? Comunque non lo voleva fare o sì? No. Non era convinto? No. Che cosa le ha fatto cambiare idea? Per il lavoro, Mi serve per forza per il lavoro. Io l'ho bello fatto da diversi mesi e lui è la seconda dose. Ma non eri convinto prima? No, non molto. Che cosa ti ha fatto cambiare idea? Ha fatto cambiare idea che se no non andava al lavoro. E alla fine bisogna mangiare, no? In qualche modo. Non c'è dubbio, però non lo fai volentieri. No, lo faccio volentieri, anche perché mi salvaguarda. Molti dunque dicono di essersi convinti in ritardo, soprattutto per problemi al lavoro. Senza il Green Pass infatti è impossibile accedere, bisogna farsi continuamente i tamponi, ma c'è anche qualche irriducibile che non vuole assolutamente parlare e per certi versi pare quasi vergognarsi a essere al Mandela, finalmente a farsi il vaccino in ritardo. No, io ce l'ho, lei sta facendo la prima. Non lo voleva fare la signora? No, però. Cioè, mi vergogno questa cosa, però. Grazie. Si vergogna di fare il vaccino? Sì, perché non volevo.